Bentornati su Storie di Vino e Friuli, i video con i quali proviamo a parlare di vino e di Friuli e soprattutto dei friulani. Oggi è una puntata particolare, oggi parliamo di accoglienza. Ho pensato a questa cosa. Un tempo i greci, questo viene raccontato soprattutto anche negli scritti, pensiamo all'Iliade, comunque avevano l'usanza di essere molto accoglienti. E di non intavolare alcuna discussione o di non fare alcuna domanda agli ospiti se non essi avessero prima in mano almeno una coppa piena di vino e gli fosse offerto loro anche abbondante cibo. C'è un episodio dell'Iliade quando Ulisse ed Aiace, che vengono mandati da Agamennone per calmare il pelide Achille, che era arrabbiatissimo nella sua famosa ira funesta, si ritrovano nel giro di pochissimo tempo, nella stessa mattinata tra l'altro, a consumare due pasti estremamente abbondanti, prima in un luogo e subito dopo nell'altro, come una sorta di doppia colazione immensa con abbondante cibo e abbondante vino. E nell'Iliade questo episodio viene raccontato addirittura come se fosse un qualcosa di estremamente normale, non particolarmente, voglio dire, incredibile. Questo e tante altre cose, come l'accoglienza, appunto, del fatto di fare bere e mangiare, soprattutto le persone, poi c'è tutta la parte dedicata anche al simposio, dove Socrate, assieme agli altri simposiasti, si mettono a bere. Ecco, questo e molte altre cose in questo libro, vedete? Gli eroi bevono vino, è un libro dove tratta il mondo antico in un bicchiere di Laura Pepe, un libro che mi sento di consigliare. Molto bello, ma ho pensato a questo: qual è un altro popolo che fa dell'accoglienza in questo senso un po' il suo modo di essere, soprattutto nelle cantine? Ma sono i friulani. Voi pensate a quando andate in una cantina, ma una cantina qualsiasi, anche a casa di qualcuno, ogni discussione si approfondisce e viene intavolata, nel vero senso della parola, quando si tira fuori un salame, un po' di formaggio, del pane e una bottiglia di vino. Ora, indipendentemente poi da quale sia la bottiglia di vino, questo tipo di azione, questo tipo di maniera di ospitare le persone è molto friulana. È davvero un qualcosa che va un po' in contrasto con un po' il cliché del friulano ombroso e magari con un carattere un po' chiuso, che è completamente vero, ma nel senso dell'accoglienza questo viene un po' a cadere. Per cui quando andate in una cantina, mi raccomando, le regole le abbiamo dette, mai in vendemmia e possibilmente mai senza preavviso. Per cui chiamate, verrete sempre accolti molto bene e vi assicuro che in ogni cantina, ogni azienda dove andate, qualcuno tirerà fuori un salame, dei prodotti tipici e quando voi l'assaggerete direte che è buono, gli chiederete dove l'hai preso e vi risponderà non te lo dico. Ma questo è un altro discorso. Quindi i friulani in realtà sono greci nella loro accoglienza. E qual è un vino che possiamo abbinare all'incontro con qualcuno che vogliamo accogliere? Ecco, io ho pensato ad un vino che con la Grecia ha poco a che fare, ed è il Sauvignon. Il Sauvignon è un vino che arriva dopo la seconda metà dell'Ottocento, verso il 1880, in Friuli, ed arriva con un cugino, no? Anzi una cugina, perché poi ha cambiato nome, che si chiama la Savignonasse. Savignonasse ha cambiato dei nomi nel corso della sua storia, è diventato prima il Tokaj e poi l'attuale Friulano. Per cui anche il friulano che noi consideriamo un'uva autoctona e molto tipica, a ragione, di questa terra, in realtà è arrivata nello stesso momento in cui noi consideriamo non autoctono, ma allottono, un vitigno internazionale come il Sauvignon. Sono cugini, hanno qualcosa in comune, gli aromi, potremmo parlarne molto di questo. Il Sauvignon comunque solitamente veniva sempre considerato il vino da dare a qualcuno di importante, il vino delle grandi occasioni. Il Sauvignon è il vino che si ordina in osteria in un giorno diverso dagli altri, a Natale o magari quando c'è un'occasione particolare, invece di darmi un Tokaj, dammi un Sauvignon oggi per cambiare, un po' così nelle osterie, nell'Alto Friuli a volte capita un po' anche questo, però il Sauvignon è il vino dell'accoglienza proprio perché i vini, molto più delle persone, sanno leggere la terra e sanno prendere il carattere e le caratteristiche. Prendete il Sauvignon, che è un vitigno internazionale, del quale tutti conoscono bene o male le caratteristiche, che sono molto tipiche, in realtà qui in Friuli va a prendere quelle che sono le caratteristiche della terra del Friuli. Ed è straordinario tutto questo modo che ha la terra di farsi accogliere e di essere accogliente. Ora io dico, se noi viviamo in una terra così preparata, così greca,
così capace di essere accogliente, così capace di opere di accoglienza in questo senso anche verso gli stranieri, non riesco a capire come mai in questo preciso momento la nostra umanità si dimentichi proprio il fatto che essere umani significa mettersi a tavola e offrire qualcosa a qualcuno prima di fargli una qualsiasi domanda. Impariamo dal vino a fare come fa la terra, ad accogliere e a dare.